Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti in questa giornata importante che celebriamo con una settimana di ritardo per motivi logistici, ma chiaramente lo facciamo pensando alla giornata dell'11 febbraio, che è quella giornata che le Nazioni Unite dedicano alle donne e alle ragazze nella scienza. Oggi sono molto contenta di potervi presentare moltissimi relatori illustri, importanti, alcuni si collegheranno, alcuni sono qui con noi. Quindi la mia introduzione e moderazione sarà particolarmente veloce per non rubare del tempo. Abbiamo già dei relatori che si sono già collegati, li vedo, alcuni si dovranno collegare intorno alle 16. E stiamo aspettando la collega Secchi Taruggi, che è la coordinatrice del CNF, mi ha appena chiamato che è bloccata in autostrada, quindi quando verrà farà i suoi saluti di rito. Porto i saluti anche dell'avvocato Paolo Nessa, che non è potuto essere qui con noi. E nella mia introduzione, ripeto, sarà molto veloce, perché quello che verrà focalizzato poi dai colleghi è molto più importante. Quello che mi preme proprio nella qualità di Presidente del Comitato Pari Opportunità osservare e ricordare è che le materie scientifiche sono importanti non solamente nell'ambito della scienza, ma accaduta in tutto quello che sono le discriminazioni che ogni giorno noi e nel futuro molto di più ci troveremo ad affrontare, sia come avvocati e avvocate, sia nella nostra vita. Noi in modo particolare ci siamo già occupati, per chi ci ha seguito, delle discriminazioni algoritmiche, che sono quelle discriminazioni presenti in modo conscio, inconscio, eccetera, nella scrittura, nella stringa degli algoritmi, che mettono e che vedono discriminazioni di genere in una posizione molto particolare, perché poi riproducendo lo stesso algoritmo si vengono in qualche modo a riprodurre questi stessi bias, questi stessi discriminazioni. Ne parleranno tutti i relatori oggi, pertanto io farei prima della prima relatrice, che è la professoressa Alessandra Lisi, che è collegata con noi. Abbiamo anche in collegamento una collega, la presidente del Comitato Pari Opportunità di Firenze, l'amica Cristina Moschini, a cui chiederei brevemente un saluto, perché fra un po' anche con lei, con Firenze, Roma-Firenze, faranno una sorta di gemellaggio tra l'antico e il moderno proprio su questo tema, e quindi chiederei a lei un saluto veloce. Ecco, è arrivata la notte. Buonasera a tutti e a tutti, ciao Luciana, grazie dell'occasione di poter portare un saluto da parte del CPO di Firenze. Il tema, saluto anche ovviamente l'Ordine degli Avvocati di Roma in persona del Presidente Nesta, e successivamente porterete i miei saluti alla nostra coordinatrice della Commissione per i Comitati Pari Opportunità, Lucia Secchi Taruggi. Il tema è molto caro sia a me che a Luciana. Abbiamo già avuto modo di lavorare insieme su questo aspetto, quindi ascolterò con molta attenzione questo bellissimo convegno. Vi ringrazio dell'invito e buon lavoro a tutte e a tutti. Grazie ancora Luciana di consentirmi di partecipare. Un caro saluto, buon lavoro. Grazie a te. E mentre tu facevi i tuoi saluti, è entrata? No, purtroppo abbiamo un problema di... Vediamo se riesce. È entrata la nostra coordinatrice nazionale, che per la prima volta nella sua veste abbiamo qui come ospite, e siamo contentissimi di questo. Passo a lei la parola. Da sotto. Così teniamolo più lontano, se no mi sentono anche alla sesta sezione. Allora, grazie Luciana, grazie anche a chi ha organizzato questa giornata, a cui io tengo particolarmente, Luciana lo sa, perché la Commissione Pari Opportunità del CNF ha invitato i CPO a far sentire la propria voce non solo e soltanto in quelle che sono le giornate, diciamo, canoniche, per quel che riguarda la parità di genere
e la lotta alla discriminazione del 25 di novembre e dell'8 di marzo, ma anche in tutte quelle giornate in cui oggettivamente la voce della parità nell'avvocatura è importante e deve farsi sentire massimamente questa giornata mondiale delle donne e delle ragazze nella scienza. Questo perché, da un lato, ritengo che le sfide della scienza, in particolare dell'intelligenza artificiale, debbano farci tenere alto il livello di attenzione, perché l'algoritmo è discriminatorio. Sappiamo già che ci sono stati casi di discriminazione di genere, per esempio nella piattaforma Uber, che privilegiava le corse nelle auto guidate da uomini sulla base del gradimento dei clienti. E io qui penso che, per esempio, negli incarichi a rotazione, che danno può fare l'algoritmo se privilegia, per esempio, l'esperienza rispetto alla formazione? L'esperienza necessariamente aiuta gli uomini, perché è da più tempo che ci sono, è da più tempo che vengono incaricati, ma nella formazione le donne non le supera nessuno. Siamo estremamente attenti alle novità e a essere preparate. Per cui ritengo che le donne e le ragazze nella scienza siano indispensabili anche per l'avvocatura femminile, anche per la tutela delle donne, proprio perché la discriminazione algoritmica viene dal fatto che troppe poche donne sono quelle che si dedicano alle scienze e portano il loro know-how nelle attività connesse all'intelligenza artificiale. Quindi, se non vogliamo un nuovo mondo che sarà comunque influenzato da questa intelligenza, ma se non lo vogliamo che sia discriminatorio, dobbiamo puntare sulle ragazze e le donne nella scienza. D'altro canto, ci tengo particolarmente alla voce e a far sentire la voce dei comitati pari opportunità anche al di fuori di quelli che sono i temi in cui un po' si sono, specializzati, perché credo che sia il momento di far comprendere quanto trasversale sia l'importanza delle pari opportunità e della lotta alle discriminazioni. È un momento in cui noi lavoriamo per ricostituire la nostra legge professionale e i CPO devono far sentire la loro voce, e io conto sulla voce dei CPO a quel tavolo, perché, come lo stesso presidente Greco ha detto, la nuova legge dovrà essere tra i principi ispiratori, dovrà avere quello delle pari opportunità e della lotta alle discriminazioni. E chi meglio dei comitati pari opportunità può dare il contributo perché la legge sia trasversalmente ispirata a questi principi? Mi fermo perché i miei erano indirizzi di saluto e non un intervento, quindi non voglio togliere spazio agli interessantissimi interventi che invece ci sono e che appunto sono assolutamente indispensabili anche per noi avvocate, per avere la consapevolezza di certi temi. Grazie molte, ti rubo di nuovo perché nel frattempo, e poi chiedo anche qui una velocità incredibile, è venuta oggi la coordinatrice della Rete Lazio, anche lei un saluto veloce, poi passiamo all'intervento. Buon pomeriggio a tutte e a tutti, grazie al CPO di Roma, grazie a Luciana Delfini. Io applaudo come Rete Lazio, grazie al CPO di Roma di aver voluto la Rete Lazio vicina per questa giornata speciale. Applaudo iniziative come queste perché la nostra funzione di garantire la parità di genere è supportata da giornate in cui, con una riflessione anche critica, immagino ci sarà rispetto alla presenza femminile e la capacità delle donne di entrare nella scienza, ci sia anche la
presa d'atto e consapevolezza della possibilità che tutte e tutti abbiamo. Le bambine nella scienza, quando si parla soprattutto di donne nella scienza, non ci si scorda sempre che spesso il sogno delle bambine viene interrotto già in tenera età. Da mamma, anche adesso, mi rendo conto che le riflessioni ancora nel 2024 all'interno della scuola primaria e secondaria tende a diversificare le ambizioni dei maschi piuttosto che quelle delle femmine. Ecco, iniziative come queste tendono a guardare oltre e io ringrazio appunto il CPO di Roma per questo invito e per questa occasione. Grazie. Grazie a te di essere qua in rappresentanza della nostra rete, Rete Lazio. Adesso entriamo nel vivo e con l'intervento della professoressa Francesca Alessandra Lisi, Dipartimento di Informatica, Università degli Studi di Bari. Buongiorno professoressa, grazie mille, grazie molte per essere qui con noi. È la seconda volta che ci incontriamo. Sì, infatti. Siamo affezionati a lei, quindi aspettiamo. Vi ringrazio per questa fiducia, diciamo, reiterata nei miei confronti. Ho voluto onorare anche quest'altro invito, purtroppo ancora una volta a distanza, ma come si dice, non c'è due senza tre, chissà che magari una terza volta non ci riesco. Va bene, comunque sono contenta, insomma, di poter dare il mio contributo anche in questa occasione, e quindi il mio intervento sarà in un certo senso complementare a quello che feci già a novembre. Quindi coprirò, insomma, degli aspetti che in quell'occasione non ci fu il tempo di coprire. Allora, proprio perché non abbiamo molto tempo a disposizione, io direi che posso procedere a condividere. Allora, mi hanno detto di condividere l'intero schermo. Vedete le mie slide? D'accordo, quindi sì. Allora, il mio intervento sarà focalizzato su una delle discipline STEM, ovvero l'informatica, perché questo è il mio ambito, il mio settore disciplinare. Sono una docente universitaria, quindi questo è il mio settore, quello che conosco meglio, e quindi oltre a mostrarvi dei dati provenienti da documenti istituzionali, vi porterò anche la mia esperienza diretta nelle attività che svolgo, diciamo, quotidianamente. Quindi vi parlerò di un po', vi illustrerò delle statistiche inizialmente, poi vi racconterò un po' che cosa si sta facendo a livello internazionale e anche nazionale per poter promuovere il bilanciamento di genere nel settore specifico dell'informatica. Allora, io partirei condividendo questa foto a cui sono molto, molto affezionata, molto legata, perché è una foto che ci fu scattata in occasione di una conferenza sui generis che noi abbiamo nel nostro settore. È una conferenza espressamente indirizzata alle donne, e con il duplice obiettivo, diciamo, di da un lato celebrare il lavoro e il contributo femminile alla disciplina, e quindi tutto sommato celebrare il lavoro di chi è dentro il settore, sia nelle professioni che a livello accademico, e quindi nella ricerca scientifica, ma anche di incoraggiare le giovani donne che si affacciano a questo mondo e che hanno appena intrapreso il percorso di studi universitari in informatica. Questa conferenza si chiama Women Encourage, quindi proprio già nel titolo, fra l'altro è un marchio registrato, perché chi lo ha inventato poi ha avuto anche, diciamo, giustamente l'idea di brevettarlo, e questa foto fu scattata nel 2019 a Roma, e in quell'anno era l'Università Roma Sapienza che ospitava la conferenza, questo era il logo, chiaramente la Dea Minerva raffigurata,
Perché sono affezionata a questa fotografia? Beh, innanzitutto perché è una bella foto. Eravamo al Maxi a Roma, la conferenza si era tenuta lì, è una conferenza internazionale. Allora, il motivo del, diciamo, della la particolarità è che questa fotografia rappresenta l'esatto contrario della nostra esperienza quotidiana quando ci rechiamo alle conferenze nel nostro settore, perché difficilmente si riesce a riempire uno spazio, anzi qui in realtà non eravamo manco tutte, eravamo molte di più, però nel momento in cui deciso di fare la foto di gruppo non erano tutte presenti, eravamo molte ma molte di più. Quindi è, diciamo, un ricordo particolare perché rappresenta davvero un, diciamo, un'esperienza opposta rispetto a quella a cui noi siamo, diciamo, noi del nostro settore siamo abituati quando ci rechiamo alle conferenze, dove in realtà la, ovviamente la componente maschile, i nostri colleghi maschi sono la stragrande maggioranza. Poi dipende anche dalle aree dell'informatica, cioè, ci sono aree con una maggiore rappresentanza femminile, altre aree invece in cui veramente si contano sulle dita di una mano. E, quindi parto da questa fotografia proprio per porre all'attenzione questo, il problema della sottorappresentazione femminile nel nostro settore, cioè al punto tale che una delle associazioni più prestigiose a livello, diciamo, a livello su scala internazionale in informatica, l'Association for Computing Machinery, che organizza questa conferenza da 10 anni, nel 2023 abbiamo celebrato il decennale di questa conferenza. Cioè, perché si è sentita la necessità di organizzare una conferenza così particolare, insomma? Una conferenza di informatica però espressamente dedicata alle donne. Evidentemente il problema è molto serio di sottorappresentazione e infatti sarà evidente dalle statistiche che vi mostrerò. Quindi io partirei proprio con uno sguardo ai dati, innanzitutto nel mondo delle professioni. Questo è un grafico dell'Eurostat, quindi Istituto Europeo di Statistica, che mostra la distribuzione uomini-donne di persone impiegate che hanno un background in informatica. Sono ovviamente riportati tutti i paesi dell'Unione Europea, qui c'è in questa barra, qui la prima che trovate a sinistra, c'è la media a livello europeo, in verde, le porzioni in verde di ogni barra rappresentano la percentuale di donne. Quindi come vedete ci attestiamo intorno a un misero 20% di presenza femminile. C'è una variabilità anche interessante fra i vari paesi considerati, diciamo, per queste statistiche, per questa rilevazione dati. Per esempio troviamo, diciamo, i casi più interessanti sono quelli in cui riscontriamo una maggiore rappresentanza femminile. Per esempio il paese con maggiore presenza femminile nel settore è la Bulgaria, seguita dalla Grecia e poi dalla Danimarca. In ogni caso troviamo proprio che nei paesi, diciamo, a parte la Danimarca, cui uno se lo potrebbe anche aspettare, no? I decantati paesi del nord Europa, eccetera, in realtà la presenza femminile è più spiccata nei paesi dell'est dell'Europa. Come si spiega questo? Si spiega col fatto che molto probabilmente in questi paesi intraprendere dei percorsi nelle STEM, percorsi sia inizialmente di studio ma anche poi professionali nelle STEM, viene visto come una via di riscatto sociale, di crescita sociale ed economica per le donne. Contrariamente invece a paesi molto più sviluppati, troviamo per esempio dall'altro lato la Francia, il Belgio, cioè uno non se l'aspetterebbe questo tipo di, no, di dati, e invece è così. Anzi, a livello internazionale, non ho il tempo di mostrarvi la rappresentazione grafica, viene proprio mostrato che nei paesi
è stato rilevato proprio che nei paesi cosiddetti sottosviluppati il numero di donne che decide di studiare informatica e di intraprendere questo tipo di percorso di studio e professionale è nettamente maggiore che nei paesi del mondo occidentale. E la ragione è quella che vi illustravo poc'anzi a riguardo della Bulgaria e della Grecia. L'Italia si posiziona un po' a metà strada, ecco, diciamo che è perfettamente nella media europea. E a livello di studio, quindi, cioè nei percorsi universitari, allora questa è una tabella che racchiude le rilevazioni fatte dal 2018 al 2021 nei vari settori del sistema formativo in Italia. Questi sono dati pubblicati molto di recente dall'ANVUR, che è l'Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca. Sono dati freschissimi, hanno un mese praticamente da quando sono stati pubblicati. Allora, se guardiamo a questa riga, Information and Communication Technologies, troviamo qui, non è un caso che i numerini sono evidenziati in rosso, perché rappresentano proprio le situazioni peggiori in tutto il panorama del sistema formativo universitario, non solo italiano ma anche a livello europeo. Come vedete, andiamo da un misero 13,40% di presenza femminile nel 2018, cresciuto di pochissimo fino ad arrivare a questo 15,10% del 2021. Più o meno siamo in linea con la media europea, ma siamo comunque al di sotto, perché, come abbiamo visto, la media europea si attesta intorno al 20% nelle professioni. Ma chiaramente la percentuale di presenza nelle professioni non è altro che un riflesso della presenza anche nei percorsi universitari, è evidente questa cosa. E entriamo più nel merito. Questa volta, diciamo, i dati provengono dal report delle statistiche di genere per eccellenza a livello europeo, che è SheFigures. Queste sono statistiche che potete, queste che ho selezionato, le potete trovare nel report del 2021. Allora, in questo primo grafico è riportata la proporzione di donne e uomini in un tipico percorso di carriera, a partire dai corsi universitari di primo livello fino ad arrivare a livelli apicali nelle università, per intenderci, livello di rettore e rettrice. Queste statistiche riguardano tutti gli ambiti, tutti i settori disciplinari, quindi qui non siamo ancora sul focus delle STEM, ma è interessante osservare l'andamento di queste due linee, che rappresentano quelle in arancio le donne e quelle in blu gli uomini. Notiamo che, a fronte di una maggiore presenza femminile nei percorsi universitari fino al livello di dottorato, no? Lo notiamo dal fatto che questa linea qui in arancio sovrasta quella in blu, notiamo poi che a livello di dottorato qui c'è uno snodo e c'è un'inversione della tendenza. Quindi la linea rappresentante gli uomini comincia a crescere, e quella invece riguardante le donne comincia invece un'impennata verso il basso, fino ad arrivare a questa configurazione che, in, diciamo, per chi fa statistica è noto come la forbice, un diagramma a forbice. Questo è lo snodo della forbice, e questi sono appunto c'è una divergenza proprio tra le due linee che rappresentano, no, i due generi. E quindi cosa vogliamo dire? Che, pur essendo la popolazione studentesca in generale ben rappresentata, no, per quanto riguarda, diciamo, la presenza delle donne, in realtà poi la carriera la fanno gli uomini, questo all'interno delle università. Questi sono i vari livelli, dottorato,
livelli iniziali di ingresso nel sistema accademico, quindi che ne so, assegni di ricerca, contratti di ricerca, eccetera, e poi i vari livelli di ricercatore, professore associato, professore ordinario e poi il livello apicale, quindi il livello di direttori di dipartimento, rettori, eccetera. Cosa accade nell'esterno? Quindi questa è rilevazione 2015-2018, ma le cose non sono cambiate granché, quindi non è che siccome sono passati un po' di anni dobbiamo illuderci che le cose siano tanto meglio. Vediamo cosa accade nell'ambito STEM. Allora, quella che era una forbice a livello generale, qui nelle STEM la forbice quasi non la vediamo più perché le due linee di fatto non si incontrano mai. Abbiamo già da subito un ribaltamento nella percentuale maschile e femminile, quindi non assistiamo più a quello che avevamo visto prima, no? Con una popolazione studentesca con una bella rappresentanza femminile, ma già dall'inizio proprio le donne sono pochissime. Le due linee non si incontrano mai e chiaramente a maggior ragione la carriera la fanno gli uomini invece che le donne. Qui proprio c'è una, va impicchiata la linea in arancio, va impicchiata verso il basso. In Italia, allora, questo è un altro diagramma a forbice che, come vedete, ricalca quello che abbiamo visto prima. Quindi in Italia non accade nulla di diverso rispetto a quello che accade a livello comunitario. L'unica, diciamo, nota positiva che possiamo riscontrare, questi, diciamo, sono dati importanti, questo grafico è, se vogliamo, è più significativo degli altri, non solo perché fa riferimento alla situazione italiana, quindi a noi più vicina, ma perché fa una media su 10 anni. Infatti vedete, 2012-2022, maschi e femmine, c'è un sensibile miglioramento a livello di posizioni da professore associato. Quindi vuol dire che in 10 anni comunque c'è stato uno sforzo nel promuovere maggiormente le donne nella carriera universitaria a livello di, appunto, entry level, entry point, nella diciamo, posizioni da professore. E diciamo che è sensibile questo miglioramento, tutto sommato. Possiamo essere abbastanza soddisfatti. Chiaramente c'è da chiudere la forbice, però un passettino alla volta magari ci riusciremo. Quindi, riassumendo, osserviamo un drammatico divario di genere nel settore, quindi si può dire che nei 35 paesi europei appena uno su 5 laureati in informatica sono donne. E le percentuali, abbiamo visto, si attestano sul 20%, ma anche di meno. In Italia abbiamo questa particolarità di avere l'informatica che si studia sia presso la ex facoltà di ingegneria che presso la ex facoltà di scienze. Ci sono delle differenze persino fra queste due dislocazioni della disciplina. Ingegneria ci sono un po' più di donne, ingegneria informatica, mentre informatica presso la ex facoltà di scienze la percentuale è ancora più bassa, quindi intorno al 12%. Quindi questo divario di genere è un divario di genere drammatico, soprattutto perché questo è un settore in grande sviluppo che, come veniva giustamente evidenziato da chi ha introdotto questo evento di oggi, è un settore in grande sviluppo che, diciamo, è destinato a condizionare proprio la nostra vita quotidiana, gli scenari, insomma, del nostro vivere già odierno, ma sempre più nel prossimo futuro. E a questo punto, oltre che raccogliere dati e fare statistica, ci dobbiamo anche interrogare sul perché. Cioè, è una fatalità questa, una questione di gusti, come spesso magari viene liquidata, no? O è piuttosto un effetto molto condizionante di stereotipi e pregiudizi di genere? Allora, io direi che questi ultimi giocano un ruolo, sostanziale, ecco.
Come è stato già menzionato da una di coloro che hanno diciamo, sono intervenute con l'indirizzo di saluto, c'è tutto un discorso da fare proprio sullo sviluppo di stereotipi e pregiudizi fin dalla più tenera età, insomma. Le inclinazioni, l'orientamento delle bambine, no, verso le STEM viene castrato o non viene adeguatamente supportato, eccetera, proprio perché spesso osserviamo che anche nei testi che vengono utilizzati nelle scuole elementari troviamo tantissimi stereotipi e pregiudizi. Quindi diciamo che c'è un lavoro che andrebbe fatto a monte, che non può certo essere sanato da azioni di contrasto attuate a livello di studi universitari o anche a livello di scuole superiori. Bisognerebbe andare molto indietro. Ma vediamo un po' cosa sta facendo, diciamo, il settore per supportare le donne in appunto in informatica. Quindi farò adesso una brevissima panoramica di iniziative di contrasto al divario di genere. Allora, ho già menzionato l'Association for Computing Machinery, questa è una associazione importantissima a livello internazionale, fra le più prestigiose, che già da anni, da più di 10 anni, ha ritenuto di dover dedicare una sua sezione proprio a supportare, celebrare e promuovere le donne nel settore dell'informatica. Quindi, e si chiama ACMW, no? W come women. Quindi è proprio ACM, con questa sua sezione dedicata, che organizza ogni anno, da una decina d'anni a questa parte, questa conferenza che nel 2019 si tenne a Roma. Questa è la infografica che accompagnò quella edizione, e anche a questa sono particolarmente affezionata, non solo perché è molto carina, è fatta molto bene dal punto di vista grafico, ma era lo slogan proprio che mi piaceva molto di quell'edizione, ed era Diversity Drive Societal Change, cioè la diversità è proprio il motore di innovazione, un motore di cambiamento della società. In quella edizione ero a Roma non solo per partecipare, diciamo, a questo evento celebrativo delle donne in informatica, ma ero anche coorganizzatrice di un workshop insieme ad altre colleghe, due dell'Università di Padova e una del Politecnico di Berlino, sull'informatica di genere. Cioè ci interrogammo sulla necessità di avere un'innovazione di genere nel nostro settore. Poi, per chi magari è interessata, diciamo, c'è una pagina web che riporta un po' le presentazioni, diciamo, che furono fatte in quell'occasione, insomma, ma io sono comunque disponibile, insomma, a rispondere a delle domande se mi volete contattare. Adesso, per esigenze di tempo, non posso dirvi di più. Questa è l'edizione di quest'anno a cui ho anche partecipato, quella del 2023, il decennale. Queste foto sempre molto energetiche sono proprio nello stile di questa conferenza. Qui siamo veramente tantissime. Ci sono anche uomini, attenzione, perché non è preclusa agli uomini questa conferenza, però chiaramente, visto il titolo e gli obiettivi, raccoglie ovviamente una platea nettamente simile. Altre iniziative, anche di questo, diciamo, un'esperienza diretta, perché faccio parte di questo progetto collaborativo, una rete europea contro il divario di genere in informatica, UGAIN, European Network for Gender Balance in Informatics. Qual è l'obiettivo di questa rete europea? È quella di produrre del materiale sotto forma di booklet, brochure, eccetera, con una raccolta proprio di suggerimenti per best practice. Allora, qui, giusto a modo esempio,
c'è la copertina di uno di questi booklet che mostra le best illustra le best practices per quel diciamo quel quello spezzone di carriera in ambito accademico che va dal dottorato al a livello alla professorship, insomma. E ci sono raccomandazioni per quanto riguarda il reclutamento delle donne, per quanto riguarda proprio lo schema delle domande per poter fare assunzioni e promozioni, raccomandazioni per trattenere i talenti e l'expertise femminili, raccomandazioni per la promozione delle donne, e quindi c'è una carrellata, è stata fatta un'indagine a livello comunitario nelle varie istituzioni universitarie per raccogliere insomma quelle che sono le best practice che siano anche di aiuto ad altre istituzioni che sono un po' più indietro da questo punto di vista. Sempre promosso da YouGain insieme a Informatics Europe, che è un altro organismo a livello appunto europeo dedicato all'informatica, annualmente viene bandito da alcuni anni un premio che è stato intitolato una volta alla Dea Minerva, si chiama Minerva Informatics Quality Award. Il premio viene dato a iniziative che incoraggiano e supportano le carriere delle donne sia nella ricerca che nella formazione in informatica. Qui diciamo, ci sono foto dalle ultime tre edizioni con diciamo, rappresentanze delle istituzioni che hanno vinto il premio e ho avuto l'occasione, diciamo, il privilegio anche di far parte di un paio di anni fa proprio del comitato valutatore delle domande che venivano, delle candidature che arrivavano per questo premio. Chiuderei menzionando un progetto che abbiamo a livello di Ateneo da noi a Bari sul ruolo delle università nelle politiche di inclusione delle differenze di genere. Questo prego. Facendo una riflessione su queste cose così interessanti, sul fatto della forbice, che siamo rimasti molto colpiti. Sì, interessante. Chi non li ha mai viste rimane molto colpito, sì. Sì. Anche io la prima volta che lo vidi rimasi molto colpita. Quindi dicevo, in questo progetto dell'Università di Bari l'obiettivo è quello di, è stato, perché in realtà il progetto è praticamente concluso, qui c'è la locandina di un workshop che come informatici all'interno di questo progetto abbiamo organizzato proprio un mese fa. E, come informatici abbiamo contribuito a questo progetto con un'analisi di dati e documenti istituzionali mediante algoritmi di elaborazione del linguaggio naturale e metodi di modellazione matematica. Avevamo anche una matematica nel nostro gruppo e quindi abbiamo potuto fare analisi sia con metodi matematici che con metodi informatici, anzi metodi proprio di linguistica computazionale, cioè di roba, diciamo, di intelligenza artificiale alla fine. L'obiettivo in questo progetto è quello di capire come le istituzioni, come le università che hanno una grossa responsabilità nel disegnare la distribuzione di potere, le gender power relations, no? Note in letteratura con questa espressione, cioè le relazioni di potere basate sul genere, come le università possono, invece che rafforzare queste distribuzioni di potere, possano in realtà farsi da, come dire, da faro, no? In prima linea per scardinare queste relazioni di potere, partendo per esempio anche dall'uso del linguaggio di genere nei documenti istituzionali, ma anche nelle politiche di promozione, nelle carriere, eccetera. Quindi, insomma, sono emerse anche delle cose interessanti con queste analisi che abbiamo fatto. Con questa citazione di Linda Laura Sabadini, che è la direttrice dell'Istat, chiudo davvero questo mio intervento. In occasione del Women 20 nel 2021,
ebbe, diciamo, un'attenzione particolare proprio nei confronti del digital gender gap. E quindi proprio, diciamo, citerei le sue parole, che dicevano che è molto importante, diciamo, affrontare l'impegno ad eliminare questo divario di genere digitale, sia a livello degli studi che nel lavoro che nella vita quotidiana. E poi si sofferma in particolar modo su un'area dell'informatica, che è quella dell'intelligenza artificiale, dove proprio questo divario di genere, questa sottorappresentazione femminile può avere, diciamo, delle conseguenze ancora più negative, come se quelle che abbiamo analizzato non lo fossero già, però lo sono ancora di più, perché queste sono tecnologie estremamente potenti, che fungono da cassa di risonanza, da amplificatori di problemi che già esistono nella società. Quindi è assolutamente cruciale che si affronti questo problema del divario di genere in informatica, perché questo poi potrà avere degli impatti positivi anche nelle applicazioni di intelligenza artificiale, ma questo è possibile solo se noi ci assicuriamo che i gruppi di lavoro, sia nelle aziende, quindi non solo a livello universitario, ma anche poi nelle aziende, siano i più diversi possibili. Linda Laura Sabbadini, in maniera, diciamo, permettetemi di dirlo, un po' semplicistica, parla di uomini e donne. In realtà la diversity qui dovrebbe essere declinata in maniera molto più, diciamo, inclusiva e vasta, ecco. In maniera semplicistica si parla di questo, diciamo, questo binomio uomini-donne, ma, diciamo, voglio interpretare questo suo binomio, che a prima vista, diciamo, potrebbe sembrare semplicistico. Questo è, come dire, rappresentativo di una diversità che chiaramente include molto di più, ecco. Non solo dal punto di vista del genere, ma io direi anche rispetto ad altre dimensioni della diversità. È importante affrontare però quella riguardante il genere, perché quella è, se vogliamo, paradigmatica rispetto a tutte le altre dimensioni di genere. Quindi di questo si è parlato già in questi contesti così importanti, attraverso la voce autorevole da Laura Sabbadini, quindi io direi che non ci sarebbe molto altro da aggiungere. E fra l'altro sono anche particolarmente, diciamo, colpita dal fatto che l'Ordine degli Avvocati abbia deciso di dedicare un pomeriggio a questa giornata delle donne e delle ragazze nella scienza. Insomma, mi ha molto colpito e ho fatto di tutto per poter partecipare, nonostante. Vento. È molto interessante il discorso della forbice, anche perché con i dati noi abbiamo una fotografia reale di quello che a volte è il sentito, invece noi così vediamo il vissuto, quello che è vero, ed è tragico, perché laddove c'è un crollo c'è il picco al contrario. Noi come avvocati ci interessiamo molto, anche perché noi fra un po' avremo l'intelligenza artificiale nelle nostri studi, cioè fra un po' già c'è, però forse non tutti hanno la facilità ancora di comprenderlo, nei nostri studi, nelle nostre sentenze, nei nostri atti, e come diceva prima la coordinatrice, la nostra coordinatrice nazionale, e abbiamo necessità che in questa intelligenza nuova, chiamiamola così, artificiale, perché in effetti poi c'è l'uomo dietro, non ci sia solo l'uomo, ma come dice lei, team di uomini e donne. A questo proposito adesso lascio la parola a due ricercatori della Fondazione Leonardo, una fondazione importantissima che si occupa di questo da tanto, e così sentiremo dalla loro voce quello che stanno facendo proprio per questi team, anche e soprattutto di giovani uomini e donne. Grazie. Io vi devo passare. Sì. Sì, in effetti siamo un team di un uomo e una donna, quindi insomma... Almeno questo. Sì, allora intanto devo ringraziare, sono Marco Caso, Ginevra Raganza, siamo onorati, insomma, lo dirà anche lei, dell'invito e di questa possibilità.
e ringrazio anche la relatrice precedente per il quadro, diciamo, relativo a un presente non roseo riguardo alla situazione. Io non parlerò di divario di genere, ma proverò a parlare di quella impasse alla quale si riferiva lei quando diceva qui si tratta di stereotipi e pregiudizi che bisognerebbe andare a scardinare a monte. Qua è questa la questione. Le ragazze, prima di entrare all'università, prima di entrare nelle materie STEM, prima di entrare nell'accademia, entrano a scuola ed entrano in comunità, anche virtuali, che assolutamente perpetrano quei stereotipi, quei pregiudizi. Quindi l'impegno della Fondazione Leonardo Civiltà e le Macchine, presieduta da Luciano Violante, negli ultimi anni è stata quella di attivare dei progetti con il focus sulla scuola, che queste cose iniziano molto, molto nel passato, cioè di ognuno di noi. Iniziano con abitudini consolidate che si consolidano proprio alle elementari. Infatti uno di questi progetti, diciamo, che cito subito, pedagogia al digitale, che avrà una sperimentazione a partire da marzo-aprile di quest'anno su 6 scuole, 2 a Torino, 2 a Roma, una in periferia, sempre una di centro, e 2 Brindisi-Taranto, è proprio volta a quelli di quinta elementare, ad unire tutto il mondo della scuola, perché qui bisogna unire il mondo della scuola, vuol dire docenti, cioè fare corsi di aggiornamento, perché non è possibile che i ragazzi a 9 anni siano già inseriti in dei contesti sociali dei quali i docenti non sanno nulla. Cioè, ci sono docenti che non sono ancora arrivati a Facebook, quelli non lo attiveranno mai, sono già in ambienti metaversali. E ora arriviamo anche a cosa sono questi ambienti, perché anche la nostra idea di social è già finita da tempo. Il cellulare non sarà il dispositivo del futuro. Ora, questa è una cosa sulla quale vi volevo parlare molto seriamente e chiedere anche a voi che siete, insomma, giuristi. Quello che sto per dire, non so se non vi piacerà, cioè la normativa non basta, cioè arriva costitutivamente in ritardo, arriva 2 volte in ritardo. Arriva una volta perché di solito nasce ovviamente dal problema. L'indagine sul cyberbullismo, vi ricordate, la prima legge è morta Carolina Picchio. Sì, 2019, che fino al 2012 mi pare neanche si parlava di bullismo. Poi nel 2019 si inizia a parlare di cyberbullismo, adesso stiamo vedendo la sextortion, così, con dei dati preoccupanti. No, cosa dicevo, l'intelligenza artificiale e la rete del futuro? Per questo dico, il ritratto di oggi per niente roseo, ma può andare molto peggio. Dal 2030, questa è una cosa di cui parliamo sempre con Nicolini, sarà attivata gradualmente la connettività 6G. 6G satellitare sono 10 terabyte al secondo, ma è da 100 a 1000 volte quella di adesso, sono di dati in entrata e uscita. Questo renderà l'esperienza della rete molto più personalizzata. Personalizzata vuol dire, bello, ognuno ha, diciamo, non solo come già la mia rete è profilata, ho studiato tanto Heidegger costantemente, se voglio comprarmi un libro di Heidegger, quindi già le nostre ricerche sono personalizzate. Però voglio dire, chi sta nella bolla, nell'echo chamber del patriarcato, ora chiamiamolo, comunque della sopraffazione del dominio o del cyberbullismo, che comunque il cui obiettivo preferito è sempre la donna, però quello sarà una cassa di risonanza, sarà molto più difficile uscirne quando i suoi stessi dati biometrici diranno che a lui piace quel contenuto. Quindi la questione è complessa. Dicevo, 10 terabyte al secondo saranno disponibili e poi presto diffuse, perché tutte le vogliono queste cose. Tutti vorranno il dispositivo non più cellulare che coglie dati biometrici, anche a ragione, perché ti previene l'infarto. Cioè, o comunque la previsione algoritmica, l'utilizzo del dato biometrico in certe circostanze va benissimo. La sanità è il regno dei dati biometrici. I dati biometrici sono anche la frequenza cardiaca, così, nel senso, usarli ovviamente a fini di marketing vuol dire che il pop-up sarà giallo, del giallo che ricorda lo scialle di mia nonna, che mi ha fatto battere il cuore la prima volta che l'ho visto. E proprio sarà in quel momento in cui il mio cuore è più pronto all'acquisto che bam, mi arriva la pubblicità, solo a me, la mia.
Io capisco che sia questo, ma è anche possibilità di monitoraggio, cioè il monitoraggio dei dati biometrici è sacrosanto, tutti bip, bip, bip. No, a parte che è già adesso, non dobbiamo averne paura perché è già questo, ecco. Però mentre il dato personale, più o meno, se io vado in quel locale, ci sto andando con la mia faccia e sto dicendo, cioè io do il consenso implicito al fatto che mi si associa a questo ristorante. E invece qui stiamo scavallando il limite dell'inconscio. Chi ha letto il Consolidated Text dell'AI Act ha visto che ci sono high risk, rischio moderato, alto rischio moderato, ma le pratiche proibite dicono subito qualcosa che pensavamo di esserci lasciati alle spalle, il subliminale. Ma la persona è responsabile dei suoi atti, non delle sue intenzioni, cioè il prototipo della nuova generazione, cioè la macchina della verità. Ora, questo in certi casi potrebbe anche essere, non lo so, ci sono tradimento della nazione, ora non so, ci sono, no, dico, ci sono altro tradimento, cioè ce l'abbiamo ancora queste, no? Cioè, sicurezza nazionale, insomma. Però in caso, poi vedete, noi parliamo sempre delle eccezioni, poi di solito saranno usate ovviamente dal marketing, quindi diciamo, ecco, la cosa è questa, noi stiamo provando a fare questo progetto che si chiama Pedagogia del Digitale, poi parleremo anche di un altro, perché in realtà c'è anche un buon uso, c'è un buon uso possibile di queste macchine, ma soprattutto chi è che le farà le macchine? Sono questi ragazzetti, ragazzette anche, cioè nel senso dobbiamo allenarli come utenti, cioè utenti che devono stare attenti, attente e attenti. E utenti attenti vuol dire che devono avere un rapporto con queste tecnologie molto oltre l'hype del momento. Cioè, devono essere alfabetizzati. Noi abbiamo l'analfabetismo funzionale al 28%. Allora, questa cosa è cresciuta con le tecnologie. Ora, non è un rapporto causale, però stanno là i due dati. L'analfabetismo funzionale al 28%, che tra l'altro quando parlavamo di paesi sottosviluppati, siamo terz'ultimi tra i paesi OCSE, cioè nel senso, abbiamo delle bolle noi proprio, sono bolle di cultura e bolle... Allora, l'analfabetismo al 28%, non gli puoi dire che dietro l'algoritmo c'è una mano umana, per lui c'è la seduzione dell'oggettività, è una macchina, è la ChatGPT che ti fa il compito. E che te fa, cioè, perché è molto difficile instavolare un discorso su quanto si incancreniscano determinati pregiudizi all'interno del, cioè quello, insomma, chi può seguire quello che stiamo facendo? Cioè, e questo è anche un po' il problema. Noi invece dobbiamo cercare di dare alle persone, anche a 9 anni, perché è lì che si buttano poi nell'arena sociale, che sarà molto peggio, cioè sarà a potenziale impattante emotivamente e subliminalmente a livello cognitivo molto, molto più pericoloso, sia come utenti ma anche come creatori. Questi, e se non riusciamo a sistemare la forbice, anche i maschi possono fare, possono scrivere algoritmi con più attenzione. Ma noi, insomma, non diamoci noi per persi, per spacciati. Però la capacità di una comunità sta anche nell'investire nel futuro, cioè nell'investire in nuove generazioni. Quindi non è per niente perso, perché loro di base, già a 9 anni, hanno una certa abitudine a maneggiare. Sono i nativi digitali, quindi... c'è qualcosa, c'è una certa abitudine, c'è troppa abitudine e troppa poca consapevolezza di quello che avviene, e quindi ha senso anche il dialogo intergenerazionale, cioè ha senso unire le competenze e tutte le competenze. Vedete già oggi in questi giorni come è un intreccio incredibile di appunto diritto e tecnologia, cioè adesso stiamo parlando di regolamentare qualcosa che è difficilmente regolamentabile, ma comunque sono almeno 2 discipline, ma tutte, quando entri a scuola devi considerarle tutte. Un progetto che portiamo avanti da
da 2 anni ormai, e ormai abbiamo intervistato 700-800 ragazzi, più 1000 ragazzi, ragazze e ragazzi da tutta Italia. Se ho ben capito, non è l'ultimo appuntamento, quindi la prossima volta facciamo vedere un film, questa volta per ragioni algoritmiche non ce l'abbiamo fatta, ma abbiamo intervistato 1000 tra ragazze e ragazzi per capire il futuro, intanto perché in parte dipende anche da loro il futuro, e poi per capire appunto che livello di familiarità hanno con determinati temi, e in alcuni casi è stato molto molto promettente. Io mi sa che ho già sforato, e allora lascio a Ginevra Eleganza il compito, quindi allora di presentare futuri probabili. Vi ricordo solo, se non se lo ricordasse lei, abbiamo un sito, no? Buonasera, grazie dell'invito. Grazie Marco. Sì, io sono Ginevra Eleganza e insieme a Marco Casu seguo in Fondazione Leonardo una serie di progetti di ricerca, fra cui appunto quello cui accennava Marco, 2030-2040 futuri probabili, che è un percorso di ricerca col sostegno di Intesa San Paolo, e potete vedere tutto quello che noi facciamo. Sono per lo più interviste e a giovanissimi ragazzi dagli 11 ai 25 anni e ad esperti su tutta una serie di temi che lastricano l'immaginario futuro, quindi soprattutto temi attinenti al mondo del lavoro, ma anche alle prospettive, agli stili di vita, interpolati per così dire da esperti che invece mettono a fuoco quelli che sono, diciamo, i desideri, quindi filosofi, ingegneri, scienziati, ingegneri della robotica, eccetera. Per quanto riguarda il tema di oggi, ecco, il nostro progetto di ricerca che si occupa del futuro e di nuove ambizioni si occupa, come dicevo, soprattutto di ambizioni relative al lavoro. Quindi mi piacerebbe partire dal punto d'arrivo, non dal punto di partenza, quindi non dallo studio ma dal lavoro. Ecco, se consideriamo quali e quanti lavori subiranno in negativo la pervasività dell'intelligenza artificiale, che è il vero game changer del mondo del lavoro del prossimo futuro, sappiamo, grazie a tutta una serie di dati che possiamo leggere in vari report del World Economic Forum o dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e di tante società di consulenza, McKinsey, Ernst Young, eccetera, che la tecnologia non sostituirà propriamente l'umano, o meglio, in molti campi, soprattutto nel campo scientifico, l'umano resterà al centro. Tuttavia, questi dati, per sintetizzare provocatoriamente, possiamo dire che ci dicono una cosa, e cioè che la tecnologia, se non si inverte la rotta, sostituirà la donna. Per un motivo molto semplice, e cioè che al 2030 la domanda cala per i gruppi professionali meno qualificati e per i settori a bassa crescita, quindi particolarmente svantaggiati nel prossimo futuro saranno i lavoratori oggi nel campo della logistica, i tecnici, chi gestisce i dati e, non ultimo, i lavoratori in ufficio, quindi nel settore amministrativo, che sono soprattutto donne. E quindi, fin tanto che parliamo di questioni di genere, di gender gap, la vexata questio, diciamo, dei nostri tempi, sappiamo che il genere più esposto nel prossimo futuro è proprio quello femminile, con oltre il doppio della quota a rischio rispetto a quella maschile. E questo accade perché nei paesi a reddito medio-alto, quindi nei paesi, possiamo dire generalizzando, occidentali, qualunque cosa occidentale voglia dire, le donne sono maggiormente presenti nelle mansioni d'ufficio. Tuttavia, questi report, che sono scoraggianti per un verso, potrebbero essere incoraggianti per un altro verso, perché, come dicevo, l'umano, diciamo, secondo anche una certa interpretazione di queste analisi, resta al centro. Voglio dire, ci saranno dei lavori che saranno invece maggiormente richiesti nel prossimo futuro. E parliamo soprattutto, sempre secondo questi report che citavo prima, di specialisti nel campo dell'intelligenza artificiale e del machine learning, di analisti di cyber security e trasformazione digitale, di ingegneri robotici. Quindi tutte professioni, si intende, che afferiscono agli studi STEM.
Quello che purtroppo dobbiamo constatare, come ci diceva anche prima con tutta quella serie di dati la professoressa Francesca Lisi, è che l'Italia rispetto alla media europea è appena al di sotto, comunque diciamo non spicca in questo senso. Allora la domanda è: perché non è importante, ma addirittura potremmo dire fondamentale, incoraggiare le ragazze allo studio delle materie STEM? In altri tempi, diciamo, queste materie collegate alla donna facevano pensare al mito dell'ambizione, e comunque poi non è un mito, diciamo, il sale del progresso. Oggi no, cioè oggi studiare materie STEM non significa diventare le nuove Elena Lucrezia Cornaro, la prima donna laureata al mondo a Padova, né tantomeno Margherita Acco, chi altri. Significa molto più banalmente, purtroppo, non essere tagliate fuori dal mondo del lavoro e quindi assottigliare il divario occupazionale e salariale. Un altro dato molto interessante che si ricollega a quello cui faceva riferimento la professoressa Francesca Lisi è per l'appunto il fatto che in paesi estremamente sviluppati come per esempio la Scandinavia, le donne che studiano materie STEM sono nettamente inferiori di numero rispetto a quelle che invece scelgono questi studi in paesi che riteniamo meno sviluppati, come l'India, che in realtà è sempre più sviluppata, e la Tunisia. E la motivazione è esattamente quella a cui accennava la professoressa, cioè il fatto che queste materie sono un volano, garantiscono per così dire uno slancio emancipativo e di indipendenza. Quindi possiamo dire la conoscenza rende liberi, nel prossimo futuro, 2030-2040, la scienza ancora di più, la tecnologia ancora di più. Grazie, esattamente così. E io, se posso aggiungere, abbiamo, a proposito del lavoro, un forte problema del mismatch tra la domanda che viene chiesta di formazione e quello e l'offerta, proprio perché ora queste materie sono così importanti che anche nel mondo del lavoro sono molto più necessarie persone competenti nelle nuove tecnologie, e soprattutto il discorso dell'alfabetizzazione è importantissimo, fa parte delle linee guida anche del Consiglio d'Europa, anzi la mette al primo posto come, diciamo, pratica virtuosa da perseguire. E anche l'IACT europeo, che di questi giorni verrà appunto licenziato, prevede questo discorso del grave, del rischio, della valutazione del rischio come una cosa essenziale. Il discorso della valutazione del rischio entrerà e sarà per noi che facciamo questa professione un volano anche di nuove prospettive di lavoro, perché noi diventeremo anche importanti su questo. Quindi tutte, se vogliamo crearci anche nuovi spazi, bisogna anche conoscere molto bene dal di dentro il discorso dell'intelligenza artificiale per trovare anche uno sbocco professionale, perché ci sarà sicuramente bisogno di avvocati, sia per quanto riguarda il diritto del lavoro, per tutto questo nuovo mondo che si affaccia proprio con l'intelligenza artificiale, e sia per tutte le altre materie. A questo punto spero che sia collegata la professoressa Anna Maria Canapini, che ci segue da New York, e lascerei a lei la parola. Grazie mille per avermi invitato. Se è possibile, farei vedere le slide. Ecco. Allora, le vedete? Fatemi sapere se non... Sì. Dottoressa, le vediamo bene. Perfetto. Che non sembra che c'è un oceano che ci divide. Sì, come le diceva, sono negli Stati Uniti, sono professoressa universitaria, insegno filosofia, il mio background è in filosofia, però in questi ultimi anni mi sono specializzata in particolare nelle aspetti dell'intelligenza artificiale. E quindi davvero grazie mille per avermi invitato, è una bellissima occasione. E oggi volevo parlarvi di donne, discriminazioni e intelligenza artificiale. Come voi sapete, come è stato già spiegato in precedenza negli interventi prima di me, molto davvero molto interessanti, le applicazioni dell'intelligenza artificiale sono diventate moltissime ultimamente.
Si va dall'analisi delle immagini alla robotica, alla traduzione automatica, adesso uso del virtual reality, poi come tutti credo sappiano ci sono queste chatbots come ChatGPT con cui interagiamo sempre di più e che stanno sostituendo alcune fasi del nostro lavoro. Quindi proprio ormai negli ultimi direi 15-20 anni l'intelligenza artificiale è esplosa. Ma una domanda che uno si potrebbe chiedere è: cos'è l'intelligenza artificiale? No? Ne abbiamo parlato, ne avete parlato molto bene finora. Essendo così una filosofa, vado un po' sempre a ripensare alle origini dei termini che vogliamo impiegare. E quindi l'intelligenza artificiale è un progetto veramente, è nato attorno agli anni 50, è un progetto che all'inizio sembrava una cosa quasi impossibile da raggiungere, ovvero era l'idea di creare un sistema artificiale, quindi non biologico, quindi informatico, capace di affrontare i problemi e svolgere le funzioni che noi riteniamo tipicamente umane, e funzioni intendo funzioni della mente umana. Quindi l'idea è quella di avere un sistema artificiale che produce delle cose che sembrano intelligenti, che sembrano essere prodotta qualcosa che pensa veramente. Quindi con una grande capacità di adattamento, una grande capacità di apprendimento, una capacità di sintesi, una capacità magari anche creativa. E quindi avere tutte queste funzioni, queste capacità era un po' il sogno di allora. E negli ultimi 15 anni, con lo sviluppo e soprattutto l'implementazione di una tecnologia come il machine learning, questa possibilità sembra sempre più vicina. In particolare c'è un aspetto che è centrale, no, in questo processo di sviluppo di questa tecnologia, in particolare la tecnologia del machine learning, e lo dice la parola stessa, cioè il learning, no, questa capacità di queste macchine di imparare. Prima l'intelligenza artificiale era una questione di sistemi esperti, c'era una questione di, come dire, chi li progettava, metteva la conoscenza, scriveva la conoscenza dentro la macchina. Ora la macchina è in grado di imparare da sola in un certo senso. E la capacità di imparare è un po', se volete, la cosa fondamentale. Cioè, se pensate anche ai bambini neonati, no? Che piano piano imparano, non è che noi spieghiamo le cose, loro la maggior parte delle cose le, come dire, estraggono dall'esperienza. E così avere una macchina che fa questo sembra proprio, è stato un po' il nodo, come dire, la svolta, no, degli ultimi anni. Perché questa macchina è in grado di assorbire una quantità enorme di dati, a differenza del bambino o della bambina neonati, guarda questi dati, li analizza con una grande velocità ed è in grado di estrarre della conoscenza che poi riusa nel prendere decisioni, nel fare categorizzazioni, nel fare le sue analisi e così via. Quindi col machine learning, in particolare il deep learning, è una svolta centrale. Però purtroppo questa svolta, volevo oggi parlare un po', porta con sé delle gravi problematiche. Quali sono queste gravi problematiche? Beh, se guardiamo... Prima si faceva appunto un'analisi di chi c'è e chi non c'è. Se si parte dall'intelligenza, proprio dagli esordi dell'intelligenza artificiale, da quando il programma dell'intelligenza artificiale è stato coniato, è stato messo sul tavolo, no? Siamo nel 1956 a Dartmouth, e se guardiamo chi sono i padri dell'intelligenza artificiale, vediamo tutti gli uomini, no? E questo è stato detto anche nel primo intervento. Le computer science, l'informatica, ingegneria, insomma, lo sappiamo, sono facoltà che sono state che hanno predominanza maschile. E quindi questo, anche se adesso sta un po' cambiando, questo però ha un po' decretato il fatto che c'è stato poca attenzione, ecco, forse, da parte di chi costruiva queste macchine,
poca attenzione per riguardo le possibili discriminazioni che queste macchine avrebbero potuto generare. E oltre a essere maschi, come vedrete, come vedete, le persone qui sono anche tutte bianche, che qui negli Stati Uniti è una questione, insomma, molto pressante. Quindi la paura, una delle paure sicuramente, no, di questi anni, è che questi esperti rappresentino loro stessi, benché geniali in moltissime cose, rappresentano loro stessi un fattore di discriminazione, perché rappresentano una visione comunque limitata, essendo maschi, ed essendo bianchi, ed essendo di un certo tipo sociale, e così via. E infatti, queste bellissime macchine che ci stupiscono ogni giorno di più, in realtà ci stupiscono anche per tutti i modi diversi con cui riescono a discriminare. Quindi, che cos'è questa discriminazione? Allora, come ho detto, ci sono tanti modi in cui l'intelligenza artificiale poi finisce per discriminare. E discrimina nel senso che soprattutto perpetua e inasprisce discriminazioni. Discriminazioni contro le donne, che quelli che gli esempi che darò oggi, però non solo, appunto, discriminazioni razziali, discriminazioni economiche e così via. I livelli in cui queste discriminazioni avvengono sono molteplici, sono in tutte le fasi di creazione, di produzione di queste macchine, di questi software, ma c'è un punto, diciamo, tra tutti, c'è una fase che tra tutte è la più problematica, che è la creazione dell'esperienza su cui queste macchine poi vengono trained, cioè vengono allenati, no? Cosa voglio dire? Ci sono quello che viene chiamato un bias, cioè una discriminazione rappresentativa, ok? Quindi l'idea è che un primo livello di discriminazione avviene proprio nel momento in cui gli ingegneri e l'ingegnere si mettono a collezionare i dati per poi allenare questi software, queste macchine. Nel momento in cui cercano i dati, ok, in cui i dataset vengono messi insieme, spesso sono cose che si trovano online, Nel momento in cui questa fase iniziale di costruzione di quella che sarà poi l'esperienza con cui la macchina impara, spesso e volentieri questo è il primo punto in cui già le cose cominciano ad andare male. Perché si è visto nel passato, ora si fa molta più attenzione, ma si è visto nel passato che questi dataset spesso sono discriminatori, nel senso che non sono rappresentativi, rappresentano solo una certa parte, rappresentano solo alcuni tipi di persone. In particolare, nel caso delle discriminazioni di genere, rappresentano soprattutto i maschi. Il mondo dei maschi, le idee dei maschi, la visione dei maschi, la filosofia dei maschi, cioè c'è tutto un insieme di una prospettiva, no? Che viene proprio presa, importata in queste macchine, e a queste macchine si insegna che quella è la prospettiva dominante. E poi è ovvio che la macchina, se tu gli insegni una cosa, lei la riprodurrà, e quindi riprodurrà la stessa idea che tu gli hai insegnato. E quindi un esempio concreto si ha con una cosa che ormai tutti abbiamo sui nostri telefonini, no? Il riconoscimento facciale. Allora, nel momento in cui ci sono stati i primi software di riconoscimento facciale, c'era un grandissimo entusiasmo. C'era un grandissimo entusiasmo perché, appunto, attraverso il machine learning questi software venivano allenati e erano in grado di dare ottime performance, no? Sembrava che riuscissero veramente nella fase di test di produrre risultati molto accurati. Quello che però poi si è invece scoperto è che producevano dati accurati per un certo settore della popolazione, okay? Per un certo gruppo di persone. Si è scoperto in modo particolare che erano ottimi per i maschi bianchi, invece per quanto riguarda le persone di colore donne, erano altrimenti inesatti. E questa è stata una scoperta, se volete, anche casuale di una persona all'MIT che ha scoperto, una PhD all'MIT che ha scoperto, o postdoc all'MIT che ha scoperto questa falla, no? in questi software. Ma da dove viene questa falla? Questa falla viene dal fatto che le immagini su cui è stato allenato il software, machine learning, erano immagini di maschi e di maschi bianchi. Quindi
è stato in grado di imparare una conoscenza in base a quello che aveva visto, mentre le donne in particolare di colore, non le riusciva a conoscere, non le vedeva come facce, okay? Non le riconosceva come volti. Quindi voi potete capire che c'è una certa responsabilità nel chi produce queste tecnologie, nel cercare sempre di più di capire come vengono costruiti questi dataset. Questi dataset non possono essere costruiti a caso, ci vuole un esperto di etica che sia in grado di sottolineare le possibili mancanze, che quando il dataset non è rappresentativo. Ma fatemi illustrare un altro problema che si è visto, che sono quelli dei bias storici. Okay? Quindi se eliminiamo un attimo per un secondo il problema dei bias storici, ci sono anche bias storici, e ancora una volta questi bias emergono nel caso dei proprio nel momento dell'accumulazione dei dati su cui poi il machine learning viene fatto il training, su cui viene fatto il training. Questi chiamano bias storici, cioè discriminazioni storiche, perché sono dentro questi dati e sono il risultato di discriminazioni che ci sono presenti nella società. Ok? Cioè, anche se uno cerca di avere un dataset rappresentativo, ci sono delle discriminazioni all'interno di questi dati che sono difficilmente visibili a prima vista, ma che riproducono dei pattern di discriminazione. Ok? E che queste discriminazioni spesso sono discriminazioni di genere. Ok? A quel punto, ancora una volta, quello che succede è che il machine learning, il software, imparerà questi fattori di discriminazione e nel momento in cui dovrà dare i suoi giudizi e fare le sue decisioni, di nuovo li proporrà. Ok? Quindi ancora, fatemi dare un esempio, osservare questo fenomeno che è stato osservato un po' di anni fa, adesso sta cercando di risolvere questi problemi, però questo è un problema di traduzione, no? Tutti abbiamo usato le traduzioni che avvengono online da una lingua all'altra. Questa è una lingua ungherese sulla sinistra e l'inglese sulla destra. Ora, l'ungherese, come voi vedete, per il genere sia maschile che femminile usa lo stesso tipo di espressione, e vedete che però in relazione al tipo di lavoro nell'inglese viene trasformato o in maschile o in femminile. Cioè, che cosa è successo? È successo che la macchina ha imparato che di solito le infermiere sono donne, ma gli scienziati sono maschi, e gli ingegneri sono maschi, e le insegnanti sono donne. Cioè riproduce dei bias che sono stati parte di quello che ha imparato e ha visto nei testi che ha letto, e nel momento della traduzione riproduce questi bias ancora una volta. Ma niente nel testo ungherese dice che questo, il primo era una donna, il secondo era un uomo. Quindi ancora una volta c'è un problema di discriminazione. ChatGPT, guardate questa interazione con ChatGPT. Si dice che nella frase il dottore ha sposato l'infermiere ora perché lei era incinta. Come ChatGPT capisce questa frase? Se vedete sotto tutti e due i modi in cui può essere interpretata, la interpreta sempre come se il dottore fosse uomo, e l'infermiera fosse per forza necessariamente femmina. E addirittura nella seconda istanza, se vedete, pensa che il dottore maschio possa essere incinta, cosa che non ha fattualmente senso, perché ha così imparato che i dottori sono maschi e le infermiere sono necessariamente donne, c'è cioè questa discriminazione di genere intrinseca nella società, che addirittura fa delle cose che non hanno senso pur di rimanere dentro quei parametri errati. Ok? Quindi, come vedete, proprio è all'interno dei parametri all'interno dei parametri di quello che ha imparato, che poi reinterpreta la realtà, e la realtà è una realtà di discriminazione. Cosa si può fare?
Ci sono varie cose che si possono fare per risolvere questi problemi. Io ne ho individuate 4. Ci sono tantissime iniziative bottom up, cioè iniziative della società civile negli Stati Uniti, comunità di donne che fanno advocacy per imprimere la loro voce sempre di più ed esprimere questi tipi di problematiche sempre di più all'interno della comunità dell'intelligenza artificiale. Quindi Women in AI Ethics, All Tech is Human, For Humanity, sono tutte associazioni proprio dal sotto al sopra che cercano di mettere in luce queste difficoltà. Ci sono poi delle aziende come IBM che usano donne ad alti livelli dirigenziali, per esempio qui abbiamo 2 donne nel IBM Ethics Board che prendono delle decisioni importanti all'interno dell'azienda, sono donne. Poi ci sono associazioni che vogliono promuovere monitorare e mitigare rischi etici con l'assunzione di eticisti qualificati, ok? Bisogna integrare la propria pratica con delle persone che sono in grado di riconoscere quei rischi etici e discriminatori. E poi sempre di più abbiamo bisogno di corsi di formazione per l'uso della tecnologia che sia in modo etico. Quindi ci sono delle cose che possiamo fare, ci sono delle cose che dobbiamo fare. Dobbiamo assolutamente intervenire perché queste discriminazioni sono ormai palesi e, come dire, in Italia, in Europa, anche a livello legislativo c'è un grande movimento, quindi io penso questo è il momento giusto proprio per spingere l'etica sempre di più nelle nostre attività lavorative che tutte ormai sono toccate dall'intelligenza artificiale. Grazie mille. Grazie professoressa della sua disponibilità e a proposito di etica spero che sia già con noi in linea il professor Enrico Panai che è responsabile proprio di etica e intelligenza artificiale al Business School Campus a Parigi. Professor Panai? Sì, sono qui anch'io, cerco di attivare la telecamera. Grazie e buongiorno. Buongiorno a voi. Cerco di condividere le diapositive, datemi solo un secondo. E facendo questo mi collegherò al discorso della professoressa Ganapini. Non so se è possibile condividere solo un... No. Okay. Sì, solo che sto condividendo tutto lo schermo, probabilmente. State vedendo la mia condivisione? Vedete qualcosa? Solo uno schermo nero. Provo a condividere. Datemi solo un secondo. Allora, naturalmente parliamo di tecnologia e a volte moriremo di tecnologia, quindi sì, adesso ok, lo vedete? Vedete qualcosa? Ok, benissimo. Allora, mi ricollegherò ai discorsi che sono stati fatti precedentemente e partirò da un problema classico che c'è nell'industria di oggi. E per parlarne vi ricordo quello che era successo con la scoperta dell'ornitorinco.
che, non essendoci classi per posizionarlo, ha creato un grandissimo problema all'interno del mondo scientifico, perché precedentemente le classi con cui classificare l'ornitorinco non erano state pensate. E questo è assolutamente quello che è avvenuto con le professioni moderne. Con le professioni moderne si è avuto un problema di riclassificazione del lavoro e quindi sono uscite fuori molte nuove professioni di cui si parla. È vero che si parla di professioni che probabilmente scompariranno in futuro. Io penso che in realtà molte verranno piuttosto trasformate e spiegherò anche perché dopo, però di alcune professioni oggi si parla molto e molte sono legate alle nuove tecnologie in generale. E si è fatto quindi un'associazione molto veloce tra il fatto che le tecnologie alle quali queste professioni fanno riferimento fossero legate a quattro elementi: le scienze, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica. In realtà lavoreremo un po' su questo concetto perché è probabilmente distortivo di quanto sta avvenendo in questo momento e di quello di cui avremo bisogno in futuro. Perché questo? Per una ragione legata alla terminologia stessa degli STEM. Ci si riferisce a scienze, matematica, ma tecnologia e ingegneria non sono due discipline diverse. In realtà la tecnologia è l'applicazione di quello che l'ingegneria riesce a costruire. E perché dico questo? Vi farò un esempio semplice. Quasi tutti noi abbiamo avuto l'esperienza di andare in un aeroporto e vedere che davanti alle toilette dei bagni la fila nelle toilette delle donne era molto più lunga rispetto a quella degli uomini. La soluzione che è stata generalmente data a questo problema era legata a qualcosa che è molto comune nell'analisi dei sistemi di AI, e cioè al concetto di equità dei sistemi, cioè i sistemi di AI dovrebbero riuscire a fornire delle risposte che riducano la discriminazione tra, in questo caso, i due generi, e lo dovrebbero fare per aumentare il livello di fiducia che la gente ha sui sistemi di intelligenza artificiale. Quindi l'esperienza che noi abbiamo avuto nel passato andando in un aeroporto e vedendo delle lunghe file è uno degli elementi classici che oggi viene richiesto ai sistemi di AI perché possano essere immessi nel mercato. Il fatto di prendere delle decisioni imparziali, come è stato riferito prima dalla professoressa Ganappini, e evitare di perpetuare le diseguaglianze è quindi uno degli elementi fondamentali delle caratteristiche che in Europa sono state sviluppate dalla HLEG, che era un gruppo di esperti che ha elencato le caratteristiche fondamentali della fiducia. Nel fare questo si è generalmente utilizzato un approccio fortemente quantitativo, e l'esempio dei bagni è stato un esempio tipico, nel senso che nel passato i bagni sono stati progettati utilizzando solamente l'elemento spaziale come elemento di eguaglianza, però il risultato funzionale è sempre stato quello di avere un alto livello di diseguaglianza. Ora ho fatto questo salto enorme giusto per arrivare a un esempio che possa farvi capire come materialmente alcune scelte aziendali possono portare a aumentare la presenza delle donne nel mercato dell'intelligenza artificiale e sistemicamente diminuire il problema di diseguaglianza in questo settore.
E per farlo utilizziamo un esempio che si usa classicamente nella selezione del personale nel mondo delle tecnologie dell'informazione. In un mondo perfetto noi vorremmo che in quasi tutte le professioni ci sia un'equivalenza di quantità di uomini e donne nel lavoro. E questo lo facciamo anche nel mondo dell'ICT. Però il mondo dell'ICT e il mondo delle nuove tecnologie e delle AI ha, come è stato già detto, una forte presenza di uomini rispetto alle donne. Secondo le statistiche dell'Eurostat, nel mondo dell'ICT l'84% dei posti legati allo sviluppo di tecnologie dell'informazione è occupato da uomini e solo il 16% è legato alle donne. Ora, partendo da questa informazione, come fa un'azienda a fare in modo che il suo personale sia più equilibrato, cioè le persone che lavorano all'interno dell'azienda abbiano una uguale quantità di uomini e di donne? Questo è un problema etico classico. Quando si lavora in un'azienda si deve aiutare l'azienda a fare delle scelte e a fare delle deliberazioni rispetto alla realtà delle cose, cioè il reale del mondo del lavoro nel settore ICT è che solo il 16% delle donne hanno delle competenze in sviluppo e analisi dei dati e sistemi di informazione, e invece noi vorremmo portare a un'equivalenza tra uomini e donne all'interno dell'azienda. Fare questa scelta porta a almeno tre tipi di problemi diversi o soluzioni a problemi diversi. Intanto, se il mercato ha una minore quantità di donne e noi vogliamo avere una maggiore quantità di donne all'interno di un'azienda, dobbiamo renderci conto che l'azienda avrà una diminuzione statistica della competenza. Questo non perché le donne siano meno preparate, ma perché statisticamente, aumentando la quantità di donne, si ridurrebbe la competenza media. E questo è un grande problema per le aziende. Quindi le aziende possono dire: perché noi dobbiamo prendere e assumere persone meno competenti per innovare all'interno dell'azienda? Quindi vorremmo sempre le più competenti. Però c'è un vantaggio ad assumere più donne all'interno di un'azienda, ed è quello di avere una riduzione sistemica della discriminazione. E questo è ricollegato all'esempio, che sembra semplice, ma dei bagni degli aeroporti. Se più donne fossero state all'interno dei gruppi di progettazione dei bagni degli aeroporti, probabilmente le scelte non si sarebbero fatte solo da un punto di vista quantitativo dello spazio occupato dai bagni degli aeroporti, ma anche da un punto di vista funzionale. Quindi è molto probabile che il design di quegli bagni sarebbe stato migliore e più giusto per entrambi i generi. E questo è quello che a medio termine porta a fare una scelta di questo tipo, scegliere di diminuire mediamente la qualità per aumentare la capacità di riduzione sistemica delle discriminazioni. E poi c'è, in terzo luogo, un vantaggio competitivo. Ora, non sono scelte semplici, c'è un gradiente di deliberazioni etiche che si può fare. Quale percentuale di donne la nostra società deve assumere? Deve assumere un po' di più, molto di più, o esattamente il 50% di donne rispetto agli uomini? Tra il 16% e il 50% c'è un'infinità di scelte possibili, ed è proprio là che la deliberazione etica è importante, ed è proprio là che avere una competenza nella deliberazione etica è fondamentale. Ho detto tutto questo solo per portarvi a un ragionamento leggermente diverso rispetto alla focalizzazione sulle scienze, sull'ingegneria, la tecnologia e la matematica, che è il sacro graal oggi nel mondo dell'educazione. In realtà
quello che serve sono i linguaggi che le persone possono o devono imparare nel mondo moderno. E non sono, sono linguaggi che vanno al di là della materia, della matematica o dell'ingegneria. Sono linguaggi di tre grandi tipi diversi. Sono linguaggi notazionali e sono quelli tipicamente usati in un manuale di scacchi, in una ricetta di cucina. Poi sono linguaggi costitutivi e sono tutti linguaggi che ci aiutano a descrivere la natura. E poi ci sono i linguaggi che ci permettono di fare calcoli, quelli calcolativi. E in questo caso sono quelli legati più alla parte dell'intelligenza artificiale o delle nuove tecnologie. Ma non si può prendere uno solo di questi linguaggi ed utilizzarlo per risolvere o comprendere un mestiere. E quello che manca nell'approccio puramente quantitativo delle discipline matematiche o ingegneristiche è la capacità di semantizzare e quindi di dare senso alle scelte che si fanno. E sempre ritornando all'esempio delle toilette, scegliere di avere 60 metri quadri da una parte e 60 metri quadri dall'altra è una scelta solamente quantitativa che non permette di dare senso a quello che si sta facendo. Avere la capacità di integrare i tre linguaggi costitutivi, notazionali e calcolativi permette invece di andare oltre il puro calcolo informatico. L'approccio che noi eticisti abbiamo è quello di fare deliberazioni etiche, non perché siamo noi a scegliere, generalmente non è un eticista che dice cosa è buono o cattivo, ma perché noi siamo quelli che creano l'ambiente e portano le informazioni grazie alle quali un gruppo di persone può scegliere in maniera più razionale. Avere in questo caso delle donne all'interno dell'equipe di sviluppo è uno degli elementi che noi generalmente consigliamo per aumentare la correttezza sistemica della decisione etica. Ora, io ho fatto l'esempio dei generi, ma questo non è l'unico esempio che si può fare. Si può parlare di minoranze etniche, oppure di filosofie diverse. Insomma, più è alto il grado di diversità all'interno di un gruppo, migliore sarà la deliberazione etica che riusciremo a fare alla fine del processo deliberativo. E questo lo diciamo fortemente perché nella nostra esperienza di eticisti abbiamo visto che i sistemi sono stati sviluppati in un modo che a volte crea problemi che da risolvere sono molto più difficili che invece fossero stati risolti all'inizio, solamente cercando di capire quali erano le possibili conseguenze di un tipo di design di un sistema. L'etica delle AI oggi si occupa di tantissimi sistemi, come è stato già accennato, di intelligenza artificiale che sono disponibili nel mercato. Noi lavoriamo spesso con ingegneri e dobbiamo avere le competenze per discutere e trovare soluzioni assieme a loro. Alcuni sono molto chiusi dal loro punto di vista e dicono: noi non abbiamo bisogno di nessun elemento etico, di nessuna nozione etica per fare delle decisioni, perché noi cerchiamo solo di fare il meglio per la società e con dei sistemi che siano efficienti al massimo. Però in realtà nel discorso con quelli che sono più aperti si scopre che chiunque fa deliberazioni etiche, decisioni etiche durante tutto il ciclo di vita di un sistema, dalle prime fasi, da quella che viene chiamata in inglese l'inception, al design, sino alle fasi di messa in produzione e distribuzione di un sistema di AI o di manutenzione di quel sistema. Per cui ogni piccola scelta che viene fatta senza il giusto quadro teorico è una scelta che è fatta implicitamente. E quando si sceglie qualcosa implicitamente e non esplicitamente, se si fanno degli errori non si sa come
mitigare l'errore e trovare delle soluzioni. Il grande dilemma a questo punto è sì preparare sulle nuove tecnologie, e noi stessi conosciamo, io personalmente ho delle capacità di sviluppo che ho appreso molto presto negli anni 90, però non è l'unico elemento importante di questo processo, perché se noi siamo riusciti a disegnare bagni pubblici che non fossero equi negli aeroporti, come riuscire, negli aeroporti sono visibili i bagni, come riusciremo a disegnare sistemi di AI che siano equi e rispettino tutte le caratteristiche di fiducia che l'Unione Europea in questo momento ci sta chiedendo? Allora a questo punto, in maniera molto provocativa, potremmo proporre quello che viene chiamato lo stema con una piccola modifica. Qualcuno chiama... Andiamo avanti a questo punto. Sì, intanto allora approfitto per far intervenire la dottoressa Stefania Santucci, coordinatrice di Fenermanager Minerva Roma. Okay. Grazie. Grazie professore. Allora, grazie a tutti, grazie Luciana per avermi invitato. Ci siamo allungati un po'. Sì, allora innanzitutto vorrei sottolineare il fatto che io non sono una giurista, non sono una legale, mi presento brevemente, sono appunto, mi chiamo Stefania Santucci e mi occupo nella mia vita di cyber security, quindi lavoro in un'azienda che si occupa di cyber security, però provengo da una formazione umanistica, per poi sono andata a lavorare in una azienda di telecomunicazioni, mi sono sempre occupata comunque di tecnologie, per cui sono un umanista prestata alle tecnologie. Questo a sottolineare il fatto che le carriere STEM poi non sono necessariamente legate a una preparazione di tipo STEM. Io non ho fatto un ciclo di studi di tipo STEM, ma ho sempre lavorato in ambito STEM. Quindi questo per dire che insomma il mondo poi ha delle possibilità più ampie di quelle che poi immaginiamo. Allora, nello stesso momento io sono anche la coordinatrice di Fenermanager Minerva Roma. Questo Minerva ricorre, perché l'abbiamo sentito anche nella presentazione della professoressa di Bari, e nel nostro caso identifica il gruppo delle colleghe che fanno capo a Fenermanager Roma. Fenermanager Roma è l'associazione che raccoglie l'associazione sindacale che raccoglie i dirigenti dell'industria, e quindi Minerva è il gruppo che si occupa specificamente di leadership femminile. Perché c'è bisogno di occuparsi di leadership femminile, di sviluppo di leadership femminile? Non perché ci piacciono i concetti tipo di quote, anche se ne riconosciamo la necessità, ma perché vi do un unico dato: in Fenermanager Roma sono 10.000 gli iscritti, quindi dirigenti dell'industria iscritti, le donne sono 1.300. Quindi questo significa che intorno al 13%, vi assicuro che è un dato alto rispetto al resto dell'Italia, dove la media è 10%, quindi questo la dice lunga sul fatto che sia necessaria una focalizzazione su questi temi. Perché? Perché la leadership femminile, quindi i ruoli di guida delle donne, hanno un'importanza fondamentale per proprio indirizzare processi di sviluppo,
anche economico, industriale, verso una parità di genere e una presenza più equa e una società più equa. Se le donne non raggiungono i posti di comando e di guida, tutto questo sarà molto più complicato. E sappiamo che arrivare a ruoli apicali per le donne è molto difficile. Quindi questo è un po' la nostra focalizzazione come Federmanager Minerva. Riguardo ai percorsi STEM in particolare, mi fa piacere condividere con voi alcune riflessioni. Allora, l'Italia non è un paese per esperti di tecnologie, ma per motivi proprio storici. Perché nella cultura italiana ha prevalso per oltre un secolo la convinzione che le materie umanistiche fossero superiori a quelle tecniche. E Maxime dalla Riforma Gentile. Quindi abbiamo più di un secolo di pregiudizi, tanto per parlare di bias, non esistono mica solo i bias uomini e donne, ne esistono tanti di bias, e questo è stato uno che purtroppo ha informato in modo direi molto profondo il nostro sviluppo culturale. È uno dei motivi per cui l'Italia è ancora molto indietro su questi temi. Per fortuna stiamo recuperando. Pensiamo soltanto che il liceo scientifico è stato introdotto in Italia nel 1923 ed era considerato un liceo di seconda categoria, e gli studenti che uscivano da quel liceo non potevano iscriversi a molte facoltà universitarie. Questo è l'ambito culturale nel quale noi ci muoviamo. Se poi parliamo di donne e STEM, è stato un ossimoro per tantissimi anni, cioè proprio due cose opposte, due concetti opposti. E se consideriamo che le donne non potevano accedere alle facoltà universitarie fino al 1875-1883, non potevano proprio neanche iscriversi all'università, figuriamoci alle facoltà scientifiche. Le prime laureate ufficiali, diciamo, in Italia sono la Ernestina Paper in medicina nel 1877, e poi abbiamo Emma Strada, prima laureata in ingegneria nel 1906, e poi abbiamo Maria Montessori, che è la terza laureata in medicina in Italia. Quindi stiamo parlando del 1906-1880, questi sono anni relativamente recenti. Quindi le donne STEM è stato un ossimoro per molti anni. Per fortuna ci stiamo recuperando faticosamente, ma quando dicevo prima che tutto il sostrato culturale italiano non favorisce, dobbiamo ricordare che meno del 30% dei nostri giovani si iscrivono a facoltà scientifiche. E questo già è un problema alla radice. Di questi, le donne sono il 16% del totale, quindi poco più della metà. Allora, questo ci fa capire che il punto di partenza è molto arretrato. Stiamo migliorando, stiamo progredendo, ma dobbiamo fare molto, molto di più, perché c'è un salto da recuperare, e questo salto può essere superato soltanto con l'impegno di tutti. Allora, quello che noi ci impegniamo a fare, anche come Minerva, è sottolineare la necessità di una maggiore presenza femminile a tutti i livelli, nel mondo del lavoro e soprattutto nei ruoli di leadership, ma anche, come si diceva prima in modo molto corretto, il fatto che dobbiamo andare alla radice, nelle scuole. Noi come Minerva ci stiamo impegnando a cercare anche degli altri, delle altre realtà a livello istituzionale, associativo, ci stiamo associando con un'industria, sarebbe interessante collaborare anche con Fondazione Leonardo,
per andare nelle scuole a dare la nostra testimonianza. Noi abbiamo tante manager che possono essere role model. Ci siamo rese conto che per le ragazze mancano delle role model. Allora ci proponiamo come role model per andare a, nelle scuole elementari, alle scuole medie, dove si forma la decisione di, diciamo di vita, no? Di vita futura. A questo proposito vi volevo soltanto dire che le professioni STEM sono quelle che nel futuro avranno il maggiore sviluppo. È per questo che noi dobbiamo orientare i nostri giovani verso questo tipo di materie, non perché ci stiano particolarmente simpatiche. E un'ultima battuta, fatemela fare sull'intelligenza artificiale. In realtà quelli dell'intelligenza artificiale, abbiamo parlato molto di algoritmi, in realtà sono programmi, sono modelli, sono sistemi, perché l'intelligenza artificiale è una tecnologia di machine learning, quindi che si basa sull'autoapprendimento delle macchine. Gli algoritmi sono i programmi che vengono impostati all'inizio, no? Ma per definizione quello di intelligenza artificiale è un modello di autoapprendimento, quindi va oltre l'algoritmo, perché l'algoritmo si può correggere e il machine learning invece rischia di uscire fuori controllo. E quindi invito a riflettere sul fatto che bisogna ragionare non tanto sugli algoritmi quanto sui meccanismi di apprendimento della macchina per introdurre dei meccanismi correttivi. Esistono già dei progetti universitari in questo senso, proprio di sperimentali, ma è lì che bisogna intervenire, non sull'algoritmo. Grazie. Allora, io invito ovviamente chi ci sta seguendo anche se andiamo un pochino oltre, a seguire, perché adesso entriamo un po' più nel campo. Io stringo le conclusioni e intanto vi presento l'ultima relatrice, che vi invito a seguire, perché tra le parole chiave che mi sono segnata, a partire dai nuovi percorsi della collega Taruggi, perché è quello che dobbiamo disegnare per noi come avvocate, bilanciamento, modellazione. La parola ibridazione la lascio alla fine, perché è quella che mi collega a Claudia Morelli, giornalista con formazione giurista. La questione dell'esperienza è particolarmente importante, perché noi abbiamo la capacità dell'empatia, cosa che la macchina ripete, e noi come avvocati sappiamo bene quanto importante sia l'empatia rispetto a un nostro essere modello. Rispetto a, ci siamo guardate prima con la coordinatrice Taruggi, nel senso di dire ha ragione, e raccogliamo, poi passo la parola a Claudia Morelli, il fatto di rappresentare un modello anche di leadership femminile. Una cosa che noi non abbiamo mai saputo fare come avvocate è quello di uscire anche a livello di leadership come avvocate su materie che spesso non sono tipicamente femminili, cosa che a noi capita assolutamente di essere associate a determinate, se si è donna si segue sicuramente, ci si occupa di determinati ambiti, che poi naturalmente non è così, io ne ho un'esperienza diretta. La questione della equivalenza, la deliberazione, che è un concetto che insomma nel diritto ci sta, anche perché il giudice macchina, la leadership, ma sul modello di ibridazione lascio la parola a Claudia Morelli. Quindi io quasi concludo. Allora, grazie a tutti innanzitutto, grazie Paola, vado velocissima anche perché voi dovete tornare al lavoro, suppongo. Allora, di divario ne abbiamo parlato con le statistiche e non posso aggiungere nulla, ragioni storiche, ragioni collettive e ragioni politiche. La politica permea questo discorso che stiamo facendo. Trasformazione. Si stanno, diciamo, sommando diverse trasformazioni, però vorrei richiamarvi sul fatto che la trasformazione è un concetto che, come dire, richiama l'insicurezza. Non abbiamo ricette, non abbiamo esperienza, non abbiamo passato. Nella trasformazione si cerca una nuova strada. Allora noi come professioniste che facciamo? Ci arrocchiamo sulla strada vecchia o cerchiamo di capire cosa accade oggi?
Nella mia esperienza di giornalista con Avvocato 4.0, ma anche di comunicatrice con studi legali, quello che io percepisco a volte è lo scollamento che l'avvocato ha acquisito con la sua realtà, con la realtà di oggi, che è permeata di digitale. Cioè, io non parlerei più di altro, il digitale siamo noi. Le professioni purtroppo scontano questo ritardo ed è una responsabilità di competenza professionale e direi anche etica, perché tutte le professioni hanno il dovere deontologico dell'aggiornamento. Il digitale è materia quotidiana di aggiornamento per tutte le professioni. Velocità. La velocità è un elemento gravissimo di appesantimento del percorso di trasformazione, però è un dato oggettivo. E allora come facciamo? Quello che il secondo aspetto che percepisco è recepire tutto questo come ineluttabile. È ineluttabile che, e parlo di attitudine personale in un momento VUCA, cioè in un momento di grande instabilità, ineluttabile, ma tanto io finirò presto, meno male che io ho una certa età così finisco, e no, non può funzionare così, perché altrimenti che futuro offro e che role model rappresento con le più giovani o con i più giovani che non sanno a chi guardare in questo momento, perché il modello non c'è più. Quindi o è maschile o non c'è più. Parlo proprio di trasformazione, ok? Non entro nel dettaglio di ogni aspetto perché... Allora, le azioni. Mi sono piaciute moltissimo le indicazioni che abbiamo ricevuto da tutte le relazioni precedenti, perché tutte ci hanno dato delle azioni concrete da fare. Allora, team multisessuali, diversity e multidisciplinari. Con Paola ci siamo conosciute nella community Legal Hackers Roma. La scelta è stata quella di unirci con professionalità diverse per mettere insieme, non per annullare le singole specificità, ma per mettere insieme più specificità e quindi ciascuno dare un apporto creativo, nuovo, per cercare di trovare soluzioni o anche banalmente di aggiornarci, perché non è che tutti riusciamo, ok. Quindi multidisciplinarietà, linguaggi. Matematica, ingegneria, diritto, hanno in comune una cosa, sono sistemi complessi. Sistemi complessi. Noi dobbiamo acquisire la capacità elastica di provare a capire un linguaggio diverso, quindi, come dire, sollecitare il nostro cervello anche a ragionare nel confronto con informatici, data scientist, programmatori, sviluppatori, proviamo a capirci, perché se noi continuiamo a ritenere che il nostro unico linguaggio sia, nel caso del diritto, quello giuridico, purtroppo in un'epoca di trasformazione abbiamo già capito che questa cosa non può funzionare, perché abbiamo già gli smart contract su blockchain, oltre a tutti i sistemi di intelligenza artificiale, i dataset, gli algoritmi da presidiare. Ma se io non acquisisco le basi di un nuovo linguaggio, non capisco, mi chiamo fuori. Dal punto di vista cosa fare più nello specifico di una professionista avvocata, ovviamente non c'ho il tempo, però voglio dire questo, acquisire delle doti di managerialità e quindi, da un certo punto di vista, di personal branding e anche di empowerment diventa fondamentale oggi. Allora, cosa possono fare le giovani avvocate? Andiamo sul concreto, tre cose, perché poi rimandiamo a un altro evento. Allora, cioè centrarsi significa analizzarsi attentamente, capire quali sono i propri punti di forza e metterli a sistema con le proprie competenze. Mind the gap, questo è fondamentale, è tipico dell'analisi SWOT. Io non so fare tutto, ma se ho una visione di me, devo coprire i buchi che lavorare sui buchi. Non pensare che sia solo il diritto oggi il mio buco, perché quello lo conosco. Siete tutti bravissimi in diritto. Magari siamo tutti un po' manchevoli nelle altre discipline. Quindi facciamoci un'analisi SWOT, ciascuno di noi, e capiamo dove sono i nostri gap, che sono assolutamente, come dire, umani. A quel punto ci responsabilizziamo e incominciamo a lavorare sui nostri gap.
assumere un'attitudine rispetto alle nostre cose, non tanto da spettatore, la delega implicita, il bias implicito che noi sposiamo. E no, non può funzionare così, io mi devo responsabilizzare se ho una visione di me. Quindi agire nella mia vita non come spettatrice, ma come, diciamo, come attore. Cosa fa l'attore? Come attrice, cosa fa l'attore sul palcoscenico? Cosa fa? Controlla, verifica dove sta, che spazio ha, che tempi ha. Deve avere percezione del proprio spazio, è fondamentale fare un'analisi della realtà, del contesto in cui ci si muove. E poi tutte le altre soft skills di cui non possiamo parlare. Quindi il messaggio, secondo me posso dirlo, che oggi abbiamo dato, è quello sicuramente di aprirci a un confronto proficuo con tutte le altre realtà che sono consistenti oggi sul mercato e sulle discipline. Grazie. Grazie. In chiusura posso dire con tranquillità e ragionevolezza che il primo step, quello della velocità, l'abbiamo superato, perché in 5 minuti sei riuscita a dire tanto, no? Molto. Quindi io ringrazio tutti, purtroppo il tempo, quindi rimandiamo al terzo round, che ci sarà sicuramente. Tutto molto interessante. E al centro io metterei non l'uomo, l'essere umano, e direi, tanto per dire, chiudere con l'ultimo rapporto dell'UNESCO che ho trovato particolarmente interessante, che parla anche di tecnologie e donne. Noi siamo molto resilienti e le donne resilienti producono e costruiscono società resilienti, per cui è chiaro che bisogna assolutamente continuare su questa strada. Io ringrazio tutti, ringrazio i professori che ci hanno seguito, i colleghi. Grazie, arrivederci.